Ciao Tiziana. Ciao Chiara, bentornata. Oramai ti saluto perché tanto mi vedi sempre. Allora, io sto cercando oggi per Chiara, una mia omonima che mi ha scritto, che è una bimba di 10 mesi, quindi praticamente come mia figlia, si chiama Zoe, femmina, quindi 9-12 mesi. Ok, ti faccio vedere qualcosa data la sua età. Secondo me questo può essere ideale, perché è un gioco 3 in 1. Quindi l'accompagna in tutta la fase di crescita. Quindi sarebbe perfetto sia per Zoe che ha 10 mesi, sia per mia figlia, perché in realtà inizia adesso a appoggiarsi un po' alle cose, no? A stare su. Esatto. E anche perché dovrebbe camminare tra 2 mesi. Prima fase della palestrina, la seconda fase dove ti funge da tavolino e l'ultima fase dove ti fa camminare. Dove cammina. Quel ciccio bello con tutti quei capelli. Secondo te c'è differenza maschio-femmina anche così piccoli, no? Vero? Così piccoli no, diciamo che più da genitore pensare che uno. Allora, questi ce li ha, ad esempio, mia figlia. Sì. Non so se la mamma di Zoe li ha già comprati o no, però questi qui li ha usati proprio a 6-7 mesi, quando era ancora più piccola. E sono carini da morire perché sono morbidi. Esatto. Possono metterli anche in bocca. Ma questo è anche carino. C'è la versione per più grandi che è un 18 mesi con i pezzi un po' più, diciamo... Proprio fattoria. Sì, questa è la fattoria con gli animaletti, tu puoi costruire tutto il presepe. Questo è il materiale con cui sono fatto. Ah, vedi, l'hai portato anche fuori. Ma invece, ti ricordi che l'altra volta andavo in giro con la macchinina e con la Vespina? Mi piaceva particolarmente. Okay. Abbiamo le macchinine adatte per i bambini più piccoli. Oddio, le vediamo quelle? Sì. Dai. Macchinine. Macchinine. C'è anche qui maschio femmina. Qui abbiamo la distinzione. Così diamo un consiglio un po' femminile. Ti prego, che carini per il tappis. Belle! La metto dentro e la telecomando io. Esatto. La voglio, solo che non ci sto dentro. Da 10 mesi, Zoe, la figlia di Chiara. Ma anche un po' bianca, mia figlia. La macchinina, partendo dall'ultima cosa, bellissima. Ovviamente sono anche budget diversi. E ti puoi divertire anche tu a giocare con lei. Sì, bello. E questa c'è anche in versione rosa. Ok, quindi volendo, perfetto. C'è la 500, così come ce ne sono anche altre, ho visto. Esatto, altri modi. Ok, continuiamo il giro? Certo. Eccoci, allora spero di essere stata utile per Zoe, quindi per la mamma Chiara, e ci vediamo la prossima settimana con un regalo per un maschietto. Io vado a fare benzina. No, ci volevo provare.